Adesso andiamo a Boston a conoscere Pasquale Freda, che offre agli studenti dell'entroterra avellinesi di iscriversi alla Boston University. Stefano Salimbeni. Sono sempre stato interessato a poter studiare all'estero un giorno. Quel giorno di ottobre, quando Pasquale Freda è venuto a presentare con la borsa di studio, le cose sono cambiate. Sono stato ad ascoltare tutto il tempo e dopo la presentazione ero ancora più interessato perché mi rendevo conto dell'entità. Una borsa che copre tutto, i 50-60 mila dollari di tuition, che sarebbero le tasse universitarie, più vitto e alloggio, e sarebbe stato difficile da perseguire in altre maniere, no? Sono nato in Italia, in provincia di Avellino, in un paesino piuttosto rurale, San Nicola Baronia. Sono arrivato qui, avevo 18 anni, non avevo un'istruzione, non avevo un mestiere, ma ciononostante sono riuscito a fare grandi progressi e di questo sono sempre grato agli Stati Uniti che mi hanno concesso questa opportunità. Io ricordo che in quei tempi, nel metà 90, andavo a visitare mia mamma in un paese e arrivavo e vedevo un sacco di gente, da giovani ragazzi, laureati, che erano lì in piazza a socializzare. In quelle zone il lavoro è quasi inesistente, sono lì parcheggiati e per me io consideravo veramente uno spreco di energie. Avevo meno di 50 anni quando ho cominciato a sponsorizzare i ragazzi dei paesi della baronia a venire a studiare all'Università di Boston. Nicola Ricci è stato il primo che ha fatto i 4 anni di undergraduate study. Io da un giorno all'altro mi sono trovato da un paesino in Irpinia a misurarmi poi con realtà internazionali qui a Boston, che è un po' l'epicentro culturale degli Stati Uniti. Sognavo di un giorno di poter approdare all'MIT perché amavo un sacco le materie scientifiche, era un po' il mio sogno, ma la consideravo come un'utopia, un qualcosa di irrealizzabile. Dopo che ho fatto i 4 anni qua, ho attraversato il fiume, sì. Dopo essere stato accettato a MIT ho deciso di andare a fare ricerca lì. E poi si è preso questi due titoli di studio, ci è andato a New York e adesso lavora lì. Esatto, sì. È stata sicuramente la Boston University è stato il trampolino di lancio. Poi dopo c'è stato un periodo di assenze, non si trovavano candidati. Abbiamo scelto una ragazza di italo-americana di qui, della zona di Boston. Dopo è arrivata Antonella Tanga, che anche lei ha studiato ingegneria, si è laureata nel 2018. Poi adesso siamo in cerca di un'altra ragazza, speriamo che presto qualcun altro si faccia avanti. Senza, perché è così difficile trovare qualcuno, tutto pagato? Questa è una buona domanda. Io credo che prima di tutto è un percorso abbastanza intimidatorio da prendere. È stato abbastanza interessante come processo pure quello per la mia famiglia, per metabolizzarlo, no? Perché ovviamente crescendo in un paesino così nessuno dei miei amici è andato a studiare direttamente all'estero. Magari non c'è la propensione per fare un'esperienza del genere. Comunque ci vuole un humus, ci vogliono dei presupposti anche caratteriali giusti per fare delle scelte, portare a termine, perché è un'esperienza che può essere scioccante anche. Senta, quando torna? Lei gli hanno già chiesto di fare presentazione, di parlare ai ragazzi? Gliel'hanno già chiesto? Sì. Abbiamo, almeno per quanto riguarda questa borsa di studio, abbiamo già fatto un paio di convegni per raccontare un po' la mia esperienza, quella che è stata, quello che mi ha dato e il percorso che mi ha permesso di fare. Servono a qualcosa? Sì, credo di sì. Non è il corso accademico che ti fa maturare. Puoi studiare a Roma, puoi studiare a Napoli, puoi studiare all'Università di Boston, ma qui è il percorso in se stesso che ti cambia la vita. Da questa mia iniziativa non pretendo nessun cambio, se non il gratificante senso di contribuire al benessere dei giovani e della comunità stessa. Se non pensiamo anche alle altre persone, la vita diventa un po' troppo egoista e non ha senso.